stagionale per l'Arsenal Taranto, che ha espugnato il difficile campo del Loco Rotondo al termine di una gara combattuta che i tarantini hanno concluso in 10 uomini per l'espulsione di Zangla al 20° del secondo tempo. È finita 2-1 per gli uomini di Carrano, che conservano così la vetta della classifica. Non è stata una partita bellissima, ma dagli elevati toni agonistici. Sugli spalti una nutritissima rappresentanza di sostenitori ionici, circa 500. Dopo le polemiche d'inizio settimana, come promesso, è apparso un solo striscione: forza, vecchio cuore rosso-blu. Purtroppo però c'è da registrare un lancio di oggetti tra le opposte tifoserie che ha prodotto 2 feriti. Si tratta di 2 minori di Locorotondo. Nel Taranto non c'è Disidoro, squalificato tra i padroni di casa, assenti Maggipinto e Monopoli, ai quali si aggiunge anche il secondo portiere Sassanelli, tutti appiedati dal giudice sportivo. Carrano manda in campo dall'inizio Pacetti, per il resto è la formazione di sempre. Poco prima del quarto d'ora, botta e risposta, nel giro di 2 minuti 2 gol. Al 12° punizione dal limite di Ferri, che lascia partire un forte rasoterra che si infila nell'angolino basso. Neanche il tempo di esultare, che il Locorotondo pareggia nella prima azione d'attacco costruita dopo aver subito il gol. L'azione nasce da un calcio piazzato di Abrescia sulla sinistra. In area ionica si avventano Maggiore e Ferri ed è proprio quest'ultimo che tocca il pallone che finisce alle spalle di Spagnuolo. Intorno al 20° si accende una mischia in area tarantina, ma gli avanti del Locorotondo non trovano la zampata vincente. In questa occasione il portiere tarantino si fa male e deve lasciare il suo posto al giovane Gori. Nei minuti finali del primo tempo il Taranto prende il sopravvento e sfiora il vantaggio con un tiro di Stasi che viene intercettato involontariamente dal corpo di Pacetti. In apertura di ripresa si fa subito minacciosa la squadra di Carrano con Dantò, che impegna Mauro Antonio. Al 14° giunge il gol partita. Campioli ruba palla sulla tre quarti avversaria e dopo essere entrato in area salta anche il portiere, ma al momento della conclusione viene spinto alle spalle da Catalano. L'arbitro assegna la massima punizione ma non valuta il fallo da ultimo uomo e quindi non estrae il cartellino rosso. Dagli 11 metri Campioli realizza una rete pesante. 5 minuti più tardi l'Arsenal Taranto resta in 10 per l'espulsione di Zangla per doppia ammonizione. Carrano corre ai ripari e richiama in panchina Campioli per far posto a Nettis. Il risultato non cambierà più. Nei minuti finali grossa occasione per Dantò per arrotondare il punteggio, ma il diagonale dell'attaccante ionico si stampa sul palo. Finisce 2-1. Nel dopogara Carrano commenta così. Il risultato credo che è stata una partita vibrante. Una squadra che ha osato, ha tentato fino alla fine, ovviamente ha trovato anche una squadra concentrata al massimo, attenta, decisa, motivata al massimo, per cui credo che alla fine abbiamo meritato questa vittoria proprio per questo impegno, questa determinazione. Quindi credo che il risultato penso che sia giusto. Sul Manfredonia